Primo consiglio comunale a Rapallo dopo la riconferma di Carlo Bagnasco nella carica di sindaco. Proprio il primo cittadino rieletto, pronunciando il giuramento di rito, ha aperto i lavori dopo l'elezione del presidente comunale, Mentore Campodonico. Il sindaco ha ufficializzato i nomi della giunta. Santa Margherita Ligure Portofino, bus più corto ma stessa capienza, il mezzo acquistato da ATP misura 8 metri contro i 9,5 di quello attualmente utilizzato, la capienza è sempre di 60 posti. Lavori al centro sportivo di Via Gastaldi a Chiavari, sostituzione totale della copertura e di tutti gli infissi, la ridistribuzione degli spazi interni delle singole attività e la realizzazione di una nuova impiantistica. Buonasera dal TG Tiguglio. Ieri sera a Rapallo il primo consiglio comunale del secondo mandato di Carlo Bagnasco. Si è riunito ieri sera il consiglio comunale di Rapallo. La seduta è la prima dopo la riconferma di Carlo Bagnasco nella carica di sindaco. È stato proprio il primo cittadino rieletto, pronunciando il giuramento di rito, ad aprire i lavori. L'assemblea è stata presieduta all'inizio da Salvatore Alongi, in quanto consigliere comunale più anziano, e ha preso atto della illeggibilità di Stefania Zampatti, che sarebbe stata eletta con la lista civica Bagnasco sindaco, in quanto membro della commissione di vigilanza del comune di Rapallo. Al suo posto è tornato a sedersi in consiglio Giuseppe Candido. A seguire l'elezione del presidente del consiglio comunale, 15 voti per Mentore Campodonico, 2 schede bianche. Il sindaco poi ha ufficializzato i nomi della giunta: Pier Giorgio Brigati, vice sindaco, Elisabetta Lai, Franco Parodi, Filippo Lasinio e Antonella Onzo. Definiti anche i capogruppo, nella maggioranza Salvatore Alongi è quello del gruppo Bagnasco Sindaco, Fabio Proietto della Lega, Giorgio Tasso di Forza Italia, Alessandra Ferrara di Viva Rapallo e Maria Cristina Ardito della lista Brigati. I capogruppo di minoranza, Mauro Mele e Isabella De Benedetti, gli unici consiglieri comunali appunto dell'opposizione. Da Rapallo a Chiavari, cambiando argomento, da oggi l'accesso di via Vittorio Veneto per i mezzi adibiti a consegna merci sarà consentito solo da via Bontà dalle 8 alle 10, questo perché sono iniziati i lavori di restyling della pavimentazione dei sottoportici di Piazza Roma, lato Levante Nord e Corso Dante. Per il tratto conclusivo di Corso Dante sarà utilizzata l'arenaria e l'intervento sarà esteso anche all'isola pedonale di via Vittorio Veneto. Per aumentare la superficie pedonale di Piazza Roma, lato Monte, verrà aumentata la parte pavimentata inserendo blocchi di porfido in continuità con quelli esistenti. Verranno riqualificati anche i portici di Piazza Roma, lato Levante, e risistemata la pavimentazione originaria. Il tratto invece di sottoportici compreso tra via Marsala e piazza Cavour sarà oggetto di un intervento di restyling radicale, viste le pessime condizioni in cui si trova. E ora parliamo di mezzi, linea Santa Margherita Ligure Portofino, in arrivo un bus più snello ma con la stessa capienza di quello attuale. Dal 1 luglio entrerà in funzione sulla linea 82 Santa Margherita Ligure Portofino un nuovo minibus. Il mezzo in questi giorni è oggetto di prove tecniche in fase di immatricolazione. Attualmente sulla linea circolo modello Eulitz lungo 9,5 metri. Per sostituirlo ATP ha acquistato un Isuzu Novo City Life che misura 8 metri e dispone ugualmente di 60 posti disponibili. L'azienda di trasporto provinciale ha così accolto la richiesta dei sindaci del Tiguglio, che da tempo chiedevano mezzi più corti e meno ingombranti. Dal 1 luglio il numero delle corse sulla linea 82 sarà ulteriormente aumentato, dicono in coro i due direttori di ATP Andrea Gimignani e Roberto Rolandelli, mentre il presidente Enzo Sivori ricorda che l'azienda è al lavoro per introdurre sulla linea anche un mezzo interamente elettrico. A proposito di turismo, il turismo e le modalità per utilizzare in maniera proficua i proventi della tassa di soggiorno sono stati i primi temi affrontati dalla nuova amministrazione comunale di Lavagna. Si è svolto nella sede della Regione Liguria l'incontro dei comuni aderenti al patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria, coordinato dall'assessore regionale Gianni Berrino. Per il comune di Lavagna, fa sapere lo stesso ente, era presente il vice sindaco e assessore al turismo Elisa Covaci, che definisce l'incontro molto interessante e costruttivo anche in termini di possibili collaborazioni future. Nell'occasione sono stati presentati i progetti del Comune di Genova e quello di Finale Ligure, quali enti che hanno saputo valorizzare al meglio le risorse derivanti dalla tassa di soggiorno. E adesso torniamo a parlare di Chiavari, perché sono iniziati i lavori di riqualificazione del centro sportivo di Via Gastaldi all'interno dello stadio comunale di Chiavari.
Sono partiti i lavori di sistemazione e manutenzione del centro polisportivo di Via Gastaldi, accanto allo stadio comunale di Chiavari, sede di diverse società quali Chiavari Ring, Lotta, Pugilistica Chiavarese, Asai Judo e Pesistica. I lavori previsti riguardano la sostituzione totale della copertura e di tutti gli infissi, la ridistribuzione degli spazi interni delle singole attività e la realizzazione di una nuova impiantistica. Il costo complessivo è di circa 414.000 euro. Seguirò personalmente l'iter sperando di ultimare gli interventi nel più breve tempo possibile per permettere alla società di riappropriarsi dei loro spazi, ha dichiarato il consigliere comunale delegato allo sport Davide Cesaretti. Per tutte le società ci siamo impegnati a trovare una soluzione temporanea per poter svolgere le attività in corso e per poter immagazzinare tutte le loro attrezzature. Restiamo a Chiavari perché tornano gli incontri organizzati dalla delegazione Tigullio dell'Associazione della Proprietà Edilizia. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 14 giugno alle 17 nella sede dell'associazione che si trova in piazza Nostra Signora dell'Orto 29, interno 4. Si parlerà, dice il presidente Luciano Maggi, delle agevolazioni che si possono ottenere nella ristrutturazione della casa con le detrazioni e gli incentivi fiscali. In particolare il credito del 50-65% da incassare progressivamente con la dichiarazione dei redditi può essere ceduto dal proprietario all'impresa che esegue i lavori. Ne parleranno l'architetto Sabrina Bergamo, l'architetto Marco Gloria Lanza, l'ingegnere Matteo Codda e Maria Antonietta Cella di Duferco Energia. E domenica, ultima occasione per andare al Carlo Felice di Genova con il pullman di ATP, vale a dire l'iniziativa Valli all'Opera. Ultima occasione per recarsi domenica all'Opera al Carlo Felice di Genova con il pullman messo a disposizione da ATP. Tra le quattro linee attivate per portare pubblico alla Madame Butterfly figura quella in partenza da Santo Stefano d'Aveto alle 9.25 che scende fino a Carasco e poi raggiunge Genova attraverso la Fontana Buona e Bargagli. E quella che da Sesto Levante alle 11 passa da Lavagna, Chiavari, Rapallo e Recco per poi proseguire in A12. In tutti i casi si riparte da Genova alle 19.30, la tariffa è di 49 euro comprensiva di spettacolo, trasporto e visita del teatro del capoluogo ligure, 95 euro invece per le due persone. La linea viene attivata in presenza di almeno 15 prenotati. I biglietti sono disponibili presso le biglietterie ATP, gli uffici degli enti parco, le Proloco o più semplicemente si possono acquistare online sul sito di ATP. La Croce Verde Chiavarese, sezione di Lavagna, organizza un corso di primo soccorso gratuito aperto alla cittadinanza. Si inizia mercoledì 12 giugno, vale a dire domani, con il dottor Daniele Ventura che racconterà il sistema di emergenza e la sua attivazione per poi scendere nel dettaglio nelle patologie a livello cardiaco. I successivi incontri, tutti nella sala Albino della biblioteca comunale, saranno il 17, il 24 e il 27 giugno e il 3 luglio, quest'ultimo anche con prova finale. Per informazioni ulteriori si può contattare la sede della Croce Verde Chiavarese, sede di Lavagna. Concludiamo con notizia di calcio, seconda categoria, perché Marco Ambrosino è il nuovo allenatore della panchina, squadra di Chiavari. L'ex tecnico di Carlo Grasso e Valle prende il posto di Alessandro Lenzi. Sindaco di Chiavari, Marco Di Capa, questa mattina hanno preso avvio i lavori di manutenzione e di restyling del centro polisportivo di Chiavari, sito in via Gastaldi. Quali gli interventi principali? Questa è un'altra delle promesse che avevamo fatto in campagna elettorale ed è il secondo intervento che fa la mia amministrazione su impianti sportivi dopo quello della colmata Chiavari nel campo di calcio. Trattasi di interventi molto importanti anche per la sicurezza e l'igiene di tutti coloro che frequentano. Infatti ricordo a tutti che sul tetto di queste palestrine vi è tuttora l'amianto, avevamo spogliatoi promiscui uomini e donne e bagni alla turca. Per troppi anni nessuna amministrazione ha messo mano su questi impianti, dove svolgono la loro disciplina circa 250-300 atleti di judo, pesistica, lotta e pugilato. Per la mia amministrazione quindi non vi sono società e sport di serie A e di serie B. Questo non è l'ultimo degli interventi della mia amministrazione in tema di impianti sportivi.
Nell'anno 2019 partirà la gara per il primo lotto del Palazzetto dello Sport a San Pier di Canne, per il rifacimento completo della copertura del tetto, che è in amianto anche questo, e anche per l'installazione di un impianto fotovoltaico. La mia amministrazione sta anche lavorando per una riqualificazione e una riapertura al pubblico della storica piscina olimpionica del Lido, dove generazioni di chiavaresi sono cresciute e che ricordano tutti con grande affetto. Giorno inauguriamo un nuovo locale, una nuova avventura per la nostra famiglia che da oltre 30 anni gestisce lo Scoglio a Cavi di Lavagna. Abbiamo deciso di investire in cavi, viste anche dopo tanti anni l'abbandono di tante attività, abbiamo deciso che Cavi dovesse avere un locale con ampie possibilità per i clienti di relazionarsi anche con le varie formule del ristorante, della pizzeria. Apriamo una pizzeria che sarà principalmente il protagonista della pizza, ma ci sarà anche la pinza, e sarà un pub, birreria, sarà un bar, sarà un posto dove la gente potrà comunque cenare oppure bere qualcosa oppure passare una serata in compagnia con gli amici. È un locale che si adatta a tante cose, abbiamo varie zone, sia interne che esterne, sia coperte che scoperte, zone fumatori, zone non fumatori. Abbiamo un locale veranda chiuso, climatizzato, che va bene sia per l'estate per l'inverno e si adatta a feste, compleanni e a compagnie. E abbiamo una zona esterna dove la gente può anche fumare, abbiamo una zona relax dove si può prendere un aperitivo oppure sia prima della cena o dopo cena un cocktail. Abbiamo una zona all'entrata del bar dove si può anche stuzzicare, mangiare un panino, un hamburger, e un trancio di pizza o la pinza, che è una novità per qua la zona, è un impasto di farine molto leggere e digeribili. Quindi protagonista sarà la pizza con le varie varianti, con farine integrali per accontentare un po' tutte le esigenze. Ecco al bar alla pizzeria Michael, d'ora in poi potrete trovare Andrea, ex Onda Baia, un mito per chi lo conosce, sarà lui che curerà il bar in tutte le sue forme, cocktail, aperitivi, sarà sempre qua col suo sorriso, vi aspettiamo perché veramente merita, grazie. Pizzeria Michael prende il nome da mio nipote che proseguirà l'attività della famiglia in questo nuovo locale che si adatta principalmente per le compagnie di giovani, ma sarà un posto dedicato a varie possibilità. E gli faccio tanti auguri, gli do un consiglio, mi raccomando, tanta umiltà e servizio verso i clienti, perché noi quello che dobbiamo ai clienti è sempre tutto e veramente tutto.
vi aspettiamo numerosi, stasera inauguriamo, da domani saremo operativi sia a mezzogiorno che sera, quindi vi aspettiamo. Liberamente tratto dal libro di Culicchia, è un libro per noi spesso pieno di significati e quest'anno in particolare è stato particolarmente bello perché abbiamo consigliato a tutte le scuole che sono state coinvolte nello spettacolo e a quelle che sono venute con noi a condividere come pubblico lo spettacolo di leggere il libro. Quindi c'è stata, oltre un lavoro sul palco tra noi con i ragazzi dell'Acquarone e le scuole del territorio e l'Entella, anche una partecipazione ancora più allargata delle scuole del territorio perché conoscevano il testo e in alcuni momenti erano protagonisti e attori dello spettacolo stesso. Quindi è stato proprio un'ora di un'alchimia quasi perfetta, proprio bella, supportata da colori e da musiche che hanno reso tutto molto gioioso senza trascurare comunque il contenuto. Grazie al Centro Acquarone perché credo che questa esperienza abbia arricchito i nostri bambini come non mai. È importantissimo che i bambini condividano le realtà del territorio, soprattutto una realtà così importante come quella del Centro Acquarone. Credo che l'iniziativa sia stata un successo enorme, grazie alla partecipazione di tutti, degli educatori del centro che sono stati meravigliosi, però un grazie speciale anche alle insegnanti della Scuola Solari che hanno saputo condurre i bimbi in questa attività in modo veramente eccezionale. Grazie a tutti. Allora, a botta calda, trattenendo l'emozione, perché sempre questi spettacoli sono emozionanti, devo dire che sono grata al Centro Benedetto Acquarone perché ci coinvolge ogni anno come convittori dell'Entella in questa bellissima esperienza che per i miei ragazzi è molto formativa, ha un valore umano eccezionale, si stabiliscono delle relazioni che ogni anno premiano tutti, chi dà, chi riceve. Ho qui in mano un foglio, una serie di fogli in cui i ragazzi valutano la loro esperienza annuale, il voto medio dell'esperienza di teatro con i disabili è 10. Sono felice che l'esperienza si stia allargando, sono state bravissime le scuole, sono stati bravissimi tutti gli attori che hanno partecipato, un grande complimento agli operatori del centro. Una manifestazione bellissima. L'auditorium strapieno, tanto che avevamo le porte aperte in fondo perché non ci stavamo tutti, ma a parte il numero delle persone, bellissimo il modo in cui i bambini hanno partecipato, con passione, con attenzione, non sbagliando una battuta. Bambini bravissimi che hanno fatto un sacco, non soltanto hanno partecipato applaudendo, cantando e facendo, ma hanno proprio preparato tante cose insieme a loro. Questo è il primo aspetto che secondo me è molto positivo, anche perché quando c'è così tanta presenza vuole dire che l'evento è sentito importante per chi può partecipare. Seconda cosa importantissima è che i bambini, i ragazzi dell'Entella e i ragazzi del villaggio del ragazzo hanno lavorato insieme. Secondo me questo è l'aspetto più significativo. Perché stare vicino a delle persone che non hanno tutte le facoltà che abbiamo ci aiuta a capire l'importanza di quello che invece in noi è in situazione di normalità. Ultima cosa che vorrei dire, è una battuta, ma vi fa capire come è importante anche per i ragazzi dell'Acquarone
fare queste manifestazioni e sentirsi dentro alla città insieme alla gente e accolti dalla gente. Secondo me Anselmo il formichiere è il formichiere più felice del mondo. Previsioni per domani, mercoledì 12 giugno. Cielo poco nuvoloso su tutta la regione, anche se al mattino ci saranno ancora addensamenti di nubi. Vento debole a direzione variabile. Mare mosso, localmente molto mosso in serata. Le temperature previste, sulla costa tra 17 e 27 gradi, nell'entroterra tra 12 e 28 gradi.